detenere dei segreti e poter ricattare qualcuno ha certamente qualche cosa che è sempre stato, diciamo, uno degli elementi del potere. Sotto il regime fascista l'Italia era governata da una classe politica che, mentre ufficialmente rispondeva a meravigliose parole d'ordine, di fedeltà al capo, di lealtà, di sacrificio, di onore, poi in realtà nei casi in cui i miei colleghi sono andati a studiare come concretamente funzionava la vita politica sotto il regime fascista, intendo dire proprio le carriere degli uomini di potere, il ricambio dei federali al governo del partito nelle varie province, ecco lì è straordinario come la vita politica del partito fascista, regolata dall'alto da Mussolini, che era abbastanza al corrente di tutto, fosse tutta basata poi sul distruggere l'avversario politico, il concorrente, facendo saltar fuori le notizie sulle sue preferenze sessuali o sui suoi scandali economici. Ecco, nell'Italia degli anni 30 si diventava federali del Partito Nazionale Fascista e poi si veniva buttati fulmineamente fuori e mandati al confino pochissimo tempo dopo, con grandissima frequenza, sulla base di dossier raccolti dai propri avversari politici. E l'idea che la guerra è una cosa sempre negativa, sempre sbagliata, che andrebbe eliminata del tutto, è un'idea recente. Mentre non uccidere è stato detto già tanti secoli fa, la guerra non bisognerebbe mai farla, è stato detto solo di recente. Dopodiché è stato detto di recente, ma a quanto pare non è bastato dirlo, perché non sembra che sia una cosa che è penetrata così in profondità, o meglio, il messaggio "la guerra non bisognerebbe mai farla" è una cosa che ha, è un messaggio che ha avuto un senso fino a quando ci si è ricordati, parlo di noi, nei nostri paesi, qui in Occidente, altre zone del mondo hanno un'altra storia, ma noi qui in Occidente abbiamo creduto davvero che fosse possibile scrivere nella Costituzione che il nostro paese la guerra non la farà mai come mezzo per risolvere delle controversie con altri paesi, no? Ecco. E finché c'è stata gente che si è ricordata cosa è stata la guerra, da noi, qui, nel nostro paese, per la gente che ci viveva, allora quella cosa scritta nella Costituzione, come dire, brillava e aveva un senso. Adesso c'è un po' la sensazione che non c'è quasi più nessuno che si ricorda davvero che cosa vorrebbe dire fare la guerra e che anche quelle parole scritte in Costituzione rischino di impolverarsi un po'.